Abbiamo avuto circa 1800 contatti tra mail e telefonate e stiamo gestendo quindi questi 1800 potenziali donatori di plasma. Sono tanti i trevigiani che, guariti dal Covid, hanno deciso di contribuire, grazie alla donazione, alla terapia di soggetti convalescenti affetti dal virus ed alimentare così la banca del plasma. Sono stati attivati due protocolli, il protocollo interventistico della biobanca e il protocollo anche per uso compassionevole, e in questo modo riusciamo a supportare tutta la marca trevigiana e quindi i sei presidi dove appunto sono dislocate le persone che appunto ne hanno bisogno. Ma per essere donatore di plasma iperimmune bisogna rispondere a requisiti di idoneità a tutela del ricevente, a partire dalle condizioni fisiche, alla quantificazione dei livelli di anticorpi neutralizzati e solo dopo diversi step si procederà alla donazione, che servirà a trasferire gli anticorpi anti-Covid ai pazienti con l'infezione. Più anticorpi hai, più riesci ad aumentare il numero delle donazioni, fino a un massimo di 3. Dopodiché ci si ferma. A scendere in campo e sensibilizzare alla necessità dell'arma di guarigione, i carabinieri del Comando Provinciale di Treviso, oggi il primo ad intraprendere il percorso al Cafoncello, un giovane della stazione di Codogné. Passa in questo circuito, viene centrifugato, viene separato, dopodiché poi le viene restituito. Ha donato il cosiddetto siero di convalescenza, mettendosi in prima linea anche su questo fronte.